da giovane con mia madre, andò a lavorare a Verona e sono nato lì. Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento con il Cineforum, inserito nell'ambito delle celebrazioni che stiamo portando avanti per il centenario di Adele Faccio, e quindi ogni lunedì lo abbiamo dedicato all'universo creativo femminile. Dopo Giorgia Farina, Anna Di Francisca, stasera abbiamo Elisabetta Rocchetti da Roma. Ciao Buonasera. Ciao. Elisabetta, benvenuta. Grazie. Buonasera. Saluto tutti Buonasera. quanti. Allora, molti hanno visto il tuo ultimo film, per aver confermato la visione, Il velo di Maya, ma in realtà grazie a te, alcuni sono riusciti a vedere anche il primo, il tuo lungometraggio di storia, 18 anni, il mondo ai miei piedi. E tanti altri invece ti hanno seguito da tempo, non solo Massimo, scusa, dare il suggerimento che chi non deve parlare spenga il microfono, altrimenti c'è troppo di turno. Ah sì, allora, chi non parla spenga il microfono. Allora, aspetti un attimo. C'è un eco. Ok. Sì, c'è qua. No, era secondo me la linea wireless. No, ecco, chi non parla deve avere il microfono silenziato, altrimenti ecco, ci dovremmo essere. Mi sentite bene? Sì, io benissimo. Ok. Allora ti silenzio anche a te, eh. Allora, come dicevo, molti ti hanno seguito fino, diciamo, dall'inizio della tua carriera, che è piuttosto lunga, insomma. Quando hai esordito tu? E diciamo seriamente quando ho fatto l'imbalsamatore, nel senso che all'inizio era poco fare l'attrice, e ogni tanto mi chiamavano a fare le particine perché mi divertivo. Poi invece ho avuto l'occasione di conoscere Matteo, che come sapete, Matteo Garrone, che come sapete bene è un regista che non ama tanto lavorare con gli attori, quindi all'epoca appunto non ero proprio un'attrice, ma ero una, così, una ragazzina che voleva fare l'attrice. Quindi ho iniziato così. Poi da lì ho fatto altri film da protagonista, però non è che ho mai avuto un exploit vero e proprio, insomma. Ho sempre arrancato un po'. Vabbè, si arranca, ma Dimmi. Raffaele, tu sei, so che l'imbalsamatore lo consideri un cult, o mi sbaglio? Ah, io penso che sia il capolavoro di Matteo Garrone, nel Sì, senso anche che secondo me. ha realizzato film bellissimi successivamente, da Gomorra al Dogman e ad altri, Però però quello è un capolavoro, sì. l'imbalsamatore riesce a stare in bilico in una sorta di torbida magia. Sì. E infatti io devo fare i complimenti, ovviamente, diciamo, al genio di Garrone, ma io penso che quel film si regga anche molto sulla prestazione di Elisabetta e di Ernesto Maillet. E anche il Foglia Manzillo, ovviamente, è in qualche modo un personaggio in balia di questi due, questa sorta di coppia quasi malefica, diciamo, nel senso che comunque si crea questo triangolo che assolutamente porta nel cinema italiano un gradiente di, come dicevo prima, di torbidità, di ambiguità, Sì. e che
io devo dire che Raffaele, alza un po' la voce, che io sono sordo. Mi senti? Sì, si sente, ma qua piano. Okay. Sì. Mentre su Ernesto Maillet, visto in qualche modo anche la fisicità di Maillet, grandissimo attore, era più prevedibile, diciamo, immaginare una figura negativa in qualche modo nel personaggio di Maillet. E in Elisabetta, diciamo, secondo me è stato anche un lavoro più difficile, nel senso che poteva essere una bella ragazza di periferia, invece riesce in qualche modo a inserirsi come parte attiva in questa sorta di strano triangolo. E poi io la ricordo bene, ne abbiamo parlato anche con Marco e Antonio Manetti. La ricordo bene in Piano 17, che è un film meno noto dei Manetti Bros, ma assolutamente anche quello, diciamo, sì, sì. Colpo di genio, tutto chiuso in un ascensore, quasi come... È geniale, sì, sì. Un celebre episodio con Alberto Sordi e Stefania Sandrelli che rimanevano chiusi in ascensore. E qui invece, anche in questo, nel film dei Manetti, interpreti in qualche modo un personaggio che non è limpido, non è, è completamente diverso invece, secondo me, dal ruolo che ti sei ritagliata nel tuo film, in questo tuo secondo film, Il velo, sì, di Maya. Invece una ragazza assolutamente, in qualche modo, molto più sincera e molto più limpida, genua, rispetto alla società che la, e soprattutto alla famiglia che la, in cui, sì, poi subisce questa sorta di che poi paura. L'attrice che fa mia sorella è proprio mia sorella, perché alla fine è un film autoprodotto, sì, per cui... Due cose ti volevo chiedere, diciamo, sì, adesso a proposito di quel film. Intanto la prima cosa è, ho apprezzato molto il utilizzare Enzo Salvi come personaggio brillante, ma non come macchietta, diciamo, cioè hai cercato l'attore in Enzo Salvi, per cui un personaggio comunque divertente, comunque, sì, in qualche modo un mago quasi uscito dalla commedia all'italiana, quindi ha ironizzato, ma lui si è prestato come attore più, molto più realistico di quello che lui fa. Quindi sì, anche se ogni tanto gli scappava un po' la macchietta, diciamo. Sì, ogni tanto gli veniva fuori. Voi siete già entrati nel suo secondo lungometraggio, però io volevo fare una chiusa, siamo stati abbastanza veloci sulla carriera. Sì. È vero, è apprezzabile l'umiltà che ha detto Carrone, ha scelto una che non era proprio un'attrice, io la volevo fare, però sì, sia nell'Imbalsamatore che in Piano 17 hai dato prova di essere un'attrice anche di livello. Sì, perché poi non ho finito di dire che purtroppo io vengo da una famiglia di avvocati e quindi non mi hanno permesso di studiare recitazione, per cui appunto avevo dei difetti anche di dizione, di forse anche di recitazione, nel senso che poi il talento mi ha portato fino a un certo punto, però poi un po' mi sono fermata, perché purtroppo ho dovuto dedicarmi a fare, proprio sono stata violentata a studiare legge, a diventare avvocato prestissimo, e quindi poi a un certo punto, verso i 33 anni, così ho un po' mollato la carriera artistica, mollato me forse un po', no? E mi sono messa a fare la professione, e poi nelle more di questi... di questi tempi lunghi mi sono dedicata alla regia, però ecco, diciamo che sono molto frustrata, perché io mi sento una creativa, mi sento, non so se mi sento un'attrice, però sicuramente non mi sento un avvocato, però purtroppo la vita poi mi ha portato a fare altro nella vita. Allora, prima voglio sentire Gianluca Genzano sull'attrice, poi parliamo della regista. Sì. Volevo innanzitutto farti i complimenti, Elisabetta, perché fra Imbalsamatore e Il velo di Maya ci passano 15 anni, esatto? No, di più, 25. È 2002 e 2017, no? Hai ragione, sì, scusami, è vero. Allora tu sei uguale, complimenti, veramente.
Beh, se ti devo dire la verità, l'ho girato. Dici questo segreto. C'avevo. No, perché guarda, quando l'ho girato c'avevo. Sì, nel 2001, anni. Sono circa 15 anni, no? Eh no, sono 20 anni. Da adesso sono 20 anni. Quindi, allora, 2016-2017, insomma, un po' di meno, circa 15 anni, è sempre la stessa. Sempre la stessa. Ho fatto i calcoli come se fosse. Complimenti. Fosse adesso. Infatti, un film che ho girato qualche anno fa. Oddio, non sento più niente. Sei veramente una bella ragazza, perché grazie. Insomma, è andata la linea. Io non sento. Sentiamo male Gianluigi. Una via di mezzo fra. Ti sentiamo male Gianluigi. Però aveva fatto un paragone. Sguardo di la prima. È come? Ti sentiamo male a tratti, purtroppo. Mi sentite? Sì, stavi dicendo. No, stavo dicendo. No, gli faccio un complimento obiettivo, perché lei non sembra romana. Davvero? Non sembri romana, tu sembri francese, sicuramente. Una via di mezzo fra François Zardy. Davvero, il tuo punto è questo: fra François Zardy e c'è la probabilità di sguardo di Fanny Ardant. Veramente. Che bello. E io l'adoro sembra... lei, perché amo Truffaut. E ti posso assicurare che nel nord Italia, soprattutto in Liguria, ci sono persone che somigliano di più, diciamo, ai francesi del nord, che non, cioè, non sembri assolutamente romano. Questo è un dato. In realtà ho origini abruzzesi e siciliane. Quindi ecco. Però c'è questo profilo, sembri francese. Senti, no, a proposito di quello che hai detto, no? Sembra che il velo di Maya, che a me è piaciuto. Davvero? È quasi, sì, è quasi un tuo testamento, cioè, per dire, no? Perché anche in quel film, no? quasi un tuo testamento, cioè, vabbè, un attimino, no? Come dire, io voglio fare l'attrice, no? C'è questo dualismo. Io non ti sento più. Sì, ci abbiamo... Qui, allora, questo me l'aveva, a me aveva già detto, adesso vediamo, appena riparla. Quindi ti aveva inquadrato tra due bellissime attrici francesi. Ardan. Sì, sì, non è male. No, poi l'altra cosa è che più di uno, e mi ha fatto piacere perché era stata anche la mia. Ecco, era stata anche la mia sensazione dopo che ho visto i tuoi due. Senti, no, aspetta. Ecco, vai. Volevo finire un attimo. Vai, vai. Mai alla luce di quello che tu hai detto, se faccio una tua, come dire, un tuo momento anticipato, e io vivo questa realtà. Io sento malissimo, anche voi. No, ho sentito solo realtà. Sì. Gianluigi, non lo so, prima si sentiva benissimo, ma ti sentiamo male. Senti, Massimo. Sì. Io stavo per fare una seconda domanda, Elisabetta, poi mi hai levato la parola. Sì. Vai. Senti, tu hai detto che il film è a basso budget. Sì. Quello che ti volevo chiedere, perché secondo me il tono del film, che è molto, molto poetico, in qualche modo... personaggio nel film mi ha ricordato per certi versi anche il mondo di Amélie, praticamente. Sì. Una donna in qualche modo poetica, dolce, che deve in qualche modo schivare gli affondi del mondo esterno, della sorella così cattiva, dell'ex, del, quello che sarebbe di, doveva diventare il suo marito. E perfino del personaggio del ragazzo misterioso, che inizialmente in qualche modo si rivela poi un personaggio molto più reale e meschino per certi versi, poi alla fine comunque scatta, funziona questa sorta di sogno. C'è un continuo ribaltamento tra realtà, questo ho apprezzato molto nella scrittura, un continuo ribaltamento tra realtà
e sogno, immaginazione, quasi in modo felliniano, voglio dire, Ah, che bello! se tu avessi avuto il budget di Fellini, diciamo, però, insomma. E quindi in qualche modo la nonna Sandra Milo, che poi veramente vede arrivare questo suo spasimante anziano, tu che alla fine non lo stai inseguendo un'illusione, ma è un uomo reale, forse perfino troppo reale, appunto, nella modalità in cui si pone. E quindi c'è questo continuo gioco tra realtà e sogno. Ecco, ti chiedo, se tu avessi avuto un grande budget, diciamo, cosa avresti fatto di più per rendere questa dimensione onirica? Cioè, avresti creato delle scene sognate, immaginate, appunto, diciamo, felliniane, fra virgolette, e come avresti utilizzato questo budget di più? Mi fai una domanda difficile, ma innanzitutto probabilmente la parte dei sogni l'avrei fatta molto più elaborata, invece purtroppo senza budget mi sono dovuta tuffare a novembre, era novembre-dicembre nel mare di Grosseto, perché abbiamo girato lì, nel senso che avevo preso dei fondi che poi non abbiamo più ottenuto dalla regione toscana, quindi ho girato lì. Quindi mi sono buttata in acqua d'inverno, per cui le scene dei sogni, che forse sono le più belle del film, o comunque quelle che danno un tono un po' autoriale al film, sono brevi. Probabilmente avrei allungato le scene, avrei, non lo so, forse usato pure degli effetti speciali. Per esempio, all'inizio del film un po' li ho usati, ma non sono venuti forse troppo bene. Nel senso, volevo dare questa sensazione che lei quando stava a letto in realtà sognava di galleggiare perché era depressa e quindi per lei il letto era una sorta di culla e quell'effetto speciale diciamo che è molto breve, forse non arriva, ecco, forse avrei. E poi un'altra cosa, se avessi avuto un budget avrei usato un'altra attrice, nel senso che per me diciamo, è stato molto, molto difficile recitare e girare il film, nel Dirigerti. senso che molte volte ero proprio fisicamente e mentalmente stanca e non riuscivo a seguire tutto perfettamente, quindi alcune cose probabilmente mi sono sfuggite, quindi se avessi avuto davvero più budget avrei usato un'attrice in modo tale che avrei avuto poi un punto di vista diverso, ecco. E poi secondo me il film è un po' troppo autoriale, nel senso l'ho girato io, l'ho scritto io, l'ho interpretato io e secondo me questa cosa è un po' fastidiosa. Adesso riguardandolo a freddo, no, mi disturba un po', ecco, sicuramente mi sarebbe piaciuto avere un alter ego, invece purtroppo per una questione economica così poi l'ho fatto io e mia sorella ha fatto mia sorella, insomma, casa mia è casa mia, la casa di mia madre è la casa di mia madre, cioè quella scena in cui Quindi è io sta, proprio. quella è casa, No, abbiamo però girato. diciamo che la scena in cui sogni di fare una arringa con la toga da avvocatessa è molto autobiografica. Sì, già facevo l'avvocato lì all'epoca, sì. E quindi sì. Perché io ho iniziato a fare l'avvocato verso i 33 anni, perché prima appunto speravo di sfondare come attrice, invece. Vabbè, però hai fatto tantissime Sì, cose comunque, anche molto infatti belle. a volte mi capita anche che la gente mi dice: ma tu sei una pazza, perché hai smesso? Io in realtà non ho smesso, perché poi se qualcuno mi chiama, io vado. Ho fatto adesso un film. Adesso, insomma, un anno fa di un regista che si chiama Dario Albertini, che dovrebbe uscire, non lo so quando, ha fatto Manuel. Questo film si chiama Anima Bella. Ho fatto una parte abbastanza. Però a un certo punto io non riuscivo più a aspettare. E poi volevo fare la regista, allora così, per non. Poi mi sono persa a fare la professione, per non deprimermi ho iniziato a lavorare e quindi mi sono persa, però vorrei tanto smettere di fare l'avvocato e fare un altro film. No, prossimo film di ambiente avvocatesco, diciamo, una storia di Ma non avvocati. riesco a scrivere di quello che faccio, sai, non, perché sono storie talmente tristi, poi io faccio penale carcerario, quindi sinceramente.
La gente ogni tanto dice: ah, che bello quando parlo con i registi, ah, c'è delle storie vere, ma a me sembrano proprio storie un Sono po' storie spallide. tristi, però sceneggiate e romanzate sono protagoniste di mille serie televisive, di mille film, cioè diciamo che il materiale umano c'è, se lo guardi dal punto di vista dell'autrice e della regista, diciamo, anziché dell'avvocatessa. Non riesco, non riesco, non riesco. Perché forse siccome li vedo realmente, c'è una parte del cervello che è quella della preoccupazione, di volerli far uscire dal carcere, così che è lontanissima dalla creatività. Cioè la creatività è sognante, è qualcosa di anche di rilassato, non so come dirti. Invece lì io vivo un po' di tensione proprio, che non mi permette poi di creare. No, se dovessi fare un altro film lo farei proprio lontano da queste cose. Io Non... posso. Allora, innanzitutto, ecco, volevo dirti che a me personalmente ha fatto piacere perché anch'io ho avuto questa sensazione. Mentre tu avevi detto che molti avevano preferito 18 anni, Sì. mondo ai miei piedi, e invece diciamo che di quelli che hanno visto hanno concordato con me, cioè hanno Davvero. detto anche tu, Raffaele, quale preferisci? Guarda, io purtroppo sono riuscito a vedere solo il Viva Va bene, Italia. comunque anche Gianluigi Infatti mi lo è piaciuto volevo molto il recuperare. secondo. A me, allora mi rendo conto che dal tuo punto di vista il fatto di essere attrice, regista, eccetera, eccetera, tu lo puoi vedere come un limite. Invece, secondo me, hai fatto un film molto interessante, molto interessante, e non ci trovo nulla di brutto nel fatto che hai fatto sia l'attrice che la regista. Secondo me è un bel film. E quindi anche cioè, capisco però che come regista senti l'esigenza di confrontarti con la pellicola stando dietro le quinte, Sì, insomma. sì. Questo. Allora, No. voglio dire a tutti, anche se siete muti, non aspettate che vi do la parola, basta che cliccate, attivate l'audio e Io l'ho intervenite. attivato, Massimo, volevo parlare un attimino con il Posso? Hai il dibattito aperto e libero. Mi dispiace per Gianluigi che per il momento lo sentivamo male, quindi anche tu, No, Gianluigi, perché... quando vuoi entra. Adesso mi senti, vabbè, Posso? parlare. Sì, ecco, non mi chiedete il permesso, aprite il Allora, microfono, Elisabetta, identificatevi liberamente. vorrei innanzitutto dirti che sono un grandissimo piacere essere qui stasera e poterti parlare direttamente, Grazie, perché ti ammiro, ti ho ammirato tantissimo invece proprio come attrice, sia nei film, nelle fiction, eccetera. E vedendo Il velo di Maya, devo dire, l'ho visto e mi è piaciuto molto e ti ho apprezzato anche molto come regista. Mi è piaciuto moltissimo come hai presentato i personaggi femminili. Io mi presento perché sono una scrittrice e scrivo proprio di trame che sono care all'universo femminile, e magari diciamo, in un climax di noir, su violenza su minori o violenza sulle donne, eccetera, e ambientate sempre a Roma. Quindi mi è piaciuto moltissimo come hai presentato sia la donna che ha avuto questa grande delusione e che vive in quell'ambiente, l'ambientazione è perfetta, cioè la sua depressione è palpabile. E questa stanza completamente in disordine, lei che non ha voglia di affacciarsi alla vita, no? E quindi quello è veramente Grazie. molto bello. E poi come hai per esempio delineato il personaggio che secondo me è centrale, anche se non sembra, della tassista, cioè quella persona è il filo conduttore che ogni tanto, no, si incontra e che alla fine con quel gesto, senza spoilerare, perché io ho sempre paura di fare spoiler pure sulle trame, però quando c'è quel fiore che viene gettato alla fine dà il senso insomma di anche cioè di una fine diversa, ecco, una fine che lascia
spazio a molte supposizioni, ecco, come tipo di finale. E poi il magistrale, ecco, Sandra Milo. Io ho avuto una persona in famiglia che a 80 anni sonati diceva che andava al centro, per non dire centro anziani, e quindi l'ho proprio vista dipinta lì. E come la psicologa distratta, no? Che a un certo punto parlava di un altro caso, oppure quel centro per così rafforzare l'autostima, che è visto in modo anche un po' così... un po' surreale. Ecco, però in fin dei conti si capisce che erano stati aiutati da questo clima così un po' strano. Quindi no, volevo farti veramente i complimenti, perché è stato un film gradevole, che ha fatto riflettere e che ha portato avanti questa situazione così di delusione, di depressione e di incomprensione. L'incomprensione delle donne che si trovano in quella situazione, un'incomprensione che praticamente si ritrova anche in famiglia, no? Lei era completamente incompresa. Sì, sì. E quindi, e poi certo, ma avevo molta curiosità di chiederti qual era l'impegno appunto da regista, una cosa che già hai detto comunque, tra regista e attrice, no? È stato molto faticoso, però da una parte risparmiavo le energie di direzione, nel senso che appunto mi mettevo io davanti alla macchina da presa e non avevo il problema di dover dire a qualcuno come recitare. Però il problema è che la troupe ti confonde, nel senso che era difficile, già sei donna e quindi è difficile essere autoritaria con gli uomini. In più, ecco, ti vedevano davanti alla macchina da presa, quindi dare ordini è stato molto molto faticoso. A volte mi andavo proprio in conflitto con i maschi, perché purtroppo, questo non l'abbiamo detto l'altra volta, però non tutti i maschi si fanno dirigere in tranquillità. Brava. Dalle donne. In più avevo questo... Il ruolo della donna è sempre... All'inizio mettevano tutti bocca, soprattutto l'aiuto regista. Poi invece li ho un po' conquistati con... forse hanno visto del talento, comunque che avevo delle cose da dire, però ecco, è stato molto molto faticoso. E riuscire a manipolarli, a fargli fare quello che volevo io senza fargli accorgere che erano comandati. Insomma, quella è stata la cosa più faticosa. Però per il resto... Però non si è sentito, ecco, come spettatore non si è sentita questa tua fatica, si è visto un bel risultato invece. Grazie, questo... però guarda, avrei voluto girare molte più scene, purtroppo quel film l'ho girato in 3 settimane, forse 3 settimane e 3 giorni, forse i sogni li ho fatti a parte, e tante scene... soprattutto sulla recitazione le avrei volute rifare, però non avevo il tempo, non avevo i mezzi, non avevo... Comunque, ecco, appunto, calcoliamo tutto. Voglio dire, è stato un ottimo risultato, bellissimo. A me è piaciuto molto, un film gradevole e anche profondo. Grazie. Ma quello di cui io ti dico la verità, vado fiera, è che a volte, quando l'ho proiettato al Festival di Ischia, e poi al Festival di Siena, così, però più che altro la soddisfazione più grande è stata al Festival di Ischia, vedevo che ridevano, quella è stata la mia soddisfazione quando più grande, cioè ridevano nei punti in cui dovevano ridere, perché poi sai quando... il polletto no, che è quello era una cosa che proprio non potevi vedere, no, di lui. E comunque il finale è... a me anche piace lasciare il finale dei libri un po' all'interpretazione di chi l'ha letto, no? E in questo caso io ho dato la mia interpretazione, però le immagini finali lasciano aperti tanti discorsi, insomma è molto particolare veramente. E poi una cosa personale, ti comprendo moltissimo, adesso hai parlato della tua professione che porti avanti, che ti assorbe moltissimo e che quindi non ti lascia spazio alla creatività, alle cose. Ti comprendo molto, perché io per scrivere a un certo punto
ho lasciato ma io lo farò tutto quanto e mi sono dedicata solo alla scrittura. È stata una decisione coraggiosissima, però non me ne pento, guarda. No, ma io quando... lo farò. Devo scarcerare 2 o 3 persone che hanno subito delle e non le posso lasciare così, ma poi lo farò. Come escono, no, lo fai. Lo devi fare, come, come sai, io i tuoi 2 film non li avevo visti, ho chiesto di vederli prima di organizzare il Cineforum. Sono tutti e 2 bei film, però sinceramente il secondo io lo trovo veramente un bel film, perché grazie. In qualche modo adesso conoscendoti meglio traspare questa caratteristica. È un film che è molto delicato, perché è delicato, ecco, non ci sono scene di violenza oppure insomma cose inutili, c'è sempre, si respira sempre una certa delicatezza. I dialoghi sono intelligenti, non sono banali e buttati lì. La storia, ovviamente, diciamo, dare il punto di vista da un'osservazione femminile, c'è tutta, è veramente, secondo me, è un film ben riuscito. E quindi mi auguro che avrai occasione di proseguire alla regia. E come diceva Gianluigi, io penso che puoi anche ritagliarti una parte d'attrice, magari non da protagonista, se vuoi sentirti sì. Come hai fatto anche nel primo, puoi sicuramente continuare a figurare. Scusa, cioè, che Gianluigi, Elisabetta, parla. Ti posso chiedere? Parla, speriamo di sentire questo bagaglio. Questo bagaglio culturale, ovviamente cinematografico, che tu hai. E non ti sento. Niente, no, non si capisce. Dell'attività legale. Cosa? Mi dispiace Gianluigi, ma non si capisce proprio niente. Sento benissimo, eh. Io prova a togliere la telecamera, vediamo se va meglio. Io mi sento benissimo. Ma noi no. Dai, vai, riproviamo. No, dicevo, questo bagaglio culturale che tu hai, ti può servire, ti serve anche nell'attività legale che svolgi? Questo volevo sapere, perché io... poi alla fine del film... Niente, vai. Questo fa capire il film, la domanda rientri poi nella tua attività. Cioè, guarda, sicuramente il fatto di saper scrivere bene le sceneggiature, o comunque, scusate, il complimento, cioè nel senso il fatto di avere la velocità nella scrittura mi ha aiutato, perché quando devo scrivere un atto, un appello, una cosa, sono molto, manipolo molto. Diciamo che i colleghi avvocati mi dicono che scrivo molto bene, ma non perché uso dei termini chissà che... forbiti, ma perché la scrittura è una manipolazione, quindi il fatto di avere l'esercizio a scrivere, poi quando scrivo gli atti, insomma, sono molto molto veloce. Però poi invece quando devo fare le arringhe sono ancora insicura, quindi non lo so, nel senso che mi sento sempre un'attrice che prova a fare l'avvocato, quindi non ho quella forza che magari hanno quelli che fanno gli avvocati da anni. Ancora non ce l'ho, forse sono migliorata, ma ancora non sono, per quello che vorrei pure smettere, perché non riesco a non empatizzare col cliente, a non soffrire quando vedo, invece il distacco dal risultato è vincente, no? Io quello non ce l'ho. Allora, diciamo che quando eserciti la professione non riesci proprio a fare l'attrice. No, assolutamente no. Certo, sicuramente interpreto, dico, in qualche modo, se c'è qualche giudice sensibile lo tocco, nel senso che interpreto un po' la situazione, tendo a interpretare, però poi è poco professionale questo. Quindi a volte paga, ma a volte no. Quando anche perché ci sono proprio... giudici molto molto formali, disturba questo, capito? Quindi dipende da chi capita. Anche no, comunque perché... prima volevo dire una cosa, volevo dire che 18 anni, eh?
Vai, vai. No, volevo dire che 18 anni è uscito nelle sale, quindi poi ha avuto delle ottime critiche, così per cui io dico che è un film, diciamo, più bello perché ha avuto poi un riscontro. Adesso Il Velo di Maya dovrebbe uscire su Amazon Prime quest'anno e poi vi saprò dire se è migliore o no. Ma forse è piaciuto. Io ho avuto un riscontro oggettivo, qui ancora no, è stato solo a tre festival, poi l'ho bloccato perché il produttore non voleva che lo facessi girare, quindi... Ho trovato i 18 anni, era un film molto duro, tutto centrato sulla figura di un ragazzo anaffettivo. Un ragazzo? Anaffettivo. Sì, era la storia di questo ragazzo che cercava la mamma nelle donne più grandi. Sì, ma era anche appunto incapace di empatia, abbastanza incapace di empatia, no? Forse per quello ha tirato la critica. A me è piaciuto più il secondo. Ah, che bello! No, sono contenta perché quello ormai è andato. Sì. Allora, deve ancora uscire, quindi se mi dici così sono più contenta. A umorismo, a qualcosa in più. Una domanda solo. Io pensavo, ma sembra non sia vero quello che tu dici, che il fatto che tu sei regista, sceneggiatrice e attrice è tutto, è come quando un romanziere scrive un romanzo, è tutto suo, e in questo modo tu hai avuto la totale padronanza dei personaggi che portavi e in qualche modo, come diceva Flaubert, che è scritto Madame Bovary, io mi immedesimavo in Madame Bovary, no? Chiaramente, insomma, immedesimazione per modo di dire. Ecco, io avevo pensato questo, che tu volessi padroneggiare completamente questo personaggio, soprattutto quello femminile interpretato da te. No, in realtà no, io l'attrice l'ho fatta perché per problemi di budget, perché a un certo punto i soldi di questo film erano sempre di meno, e quindi alla fine... ho pensato che sarebbe stata una buona idea, ma se tornassi indietro probabilmente lo farei fare a qualcun'altra. Non perché l'ho recitato male, però perché appunto sembra un'opera fatta perché volevo fare l'attrice, non sembra un'opera fatta perché volevo dire qualcosa. O comunque nell'ambiente borghese cinematografico, secondo me potrebbe suonare male il fatto che io abbia fatto tutto da sola, ecco. Cioè, è come se avessi peccato di umiltà. No. Non sono d'accordo. È un mio complesso, Non sono d'accordo. Anzi, approfitto, come ha detto Papa Francesco proprio domenica, ha invitato a fare un digiuno particolare durante la Quaresima, quello del pettegolezzo e della maldicenza. Quindi poi sei anche avvocato, quindi quelle cose è vero che influenzano, perché purtroppo influenzano, però io invece sono contento che per mancanza di budget, per necessità, tu abbia interpretato il ruolo di protagonista, perché secondo me regge benissimo, è un bel film, anzi. Grazie. Mi auguro che di poterlo portare in Francia, perché anche questo è un film raffinato e delicato che penso possa piacere anche al pubblico d'Oltralpe. Ripeto, non manca anche l'ironia, che aiuta a sopportare diciamo la se vuoi la pesantezza, ma di certi problemi, che invece è il messaggio in cui ti sei immersa e che hai approfondito e che passa diciamo allo spettatore, anche se in maniera delicata, arriva forte. Posso dire una cosa in più, Massimo? Sì, ma a me non mi chiedete il permesso. La musica del film, sì. È veramente bella. Gigi D'Alessio e Pennini. In realtà la musica, diciamo, quella dominante è di alcuni musicisti che si chiamano Quartet Malus, che a me piacciono da morire, li ho conosciuti perché li ho utilizzati anche in 18 anni. Infatti c'è una musica che sta in tutti e due i film. Ricordava un po' Piazzolla, no? Con quei passaggi, ma bellissima. Guarda, mi è piaciuta. Però poi ci sta un pezzo che è quello nell'ascensore, che invece quello me l'aveva dato Gigi D'Alessio con il maestro Pennino.
Ecco, con Pennino. C'è solo quel pezzo quando lei sta per andare dal mago e c'è pure il sogno. E cioè, sì, sì, sì. Però il resto non invece è... questi musicisti francesi che ricordano un po' Yann Tersien, che è il musicista di Amélie, perché a me piace da morire quel tipo di musica, ecco. Lo trovo, sì, sì, sì. È quello che dà forse la delicatezza al film, un po' questa, secondo me sono loro, più che le immagini. Dà un tocco particolare al film, sì. L'arricchisce veramente. E anche le ambientazioni, non so se a Roma, quale zona di Roma è? Guarda, no, le ambientazioni, stavo dicendo prima che io avevo ottenuto un fondo della Toscana, che però poi non ho più preso, e per una questione di spostamenti, il posto più vicino a Roma, perché costava anche portare la troupe lì, i camion, eccetera, era Grosseto, per cui anche se non era bellissimo, diciamo che ho girato le scene in esterno a Grosseto, e l'interno invece l'ho girato in questa casa, che è questa casa mia, e al piano di sopra c'è la casa di mia madre. E così, quindi gli interni l'ho girati qui e gli esterni l'ho girati. Aspetta, c'è una scena, la scena dello studio di mio padre, che è dentro il comune di Grosseto, la scena del padre avvocato. Sì, beh, sì, bravo, ancora, è ancora più apprezzabile. Sì. Paolo, che ne pensi tu? Non è partito. Ecco. Adesso mi dovreste sentire. Sì? Sì. Sì. Allora, buonasera Elisabetta. Buonasera. Io non ti conoscevo, ma ti ho riconosciuto. Non ho visto L'imbalsamatore, per cui non posso fare la comparazione tra i due film, soprattutto per la tua avvenenza, come diceva prima Gianluigi. Però posso fare una comparazione tra il film che ho visto e l'immagine che vedo adesso, e posso dire che in poco tempo sei financo migliorata, per cui anch'io voglio unirmi ai complimenti per la tua venustà, e poi parliamo anche della bravura. Grazie. Il film mi è piaciuto, insomma, questi maghi cialtroni, questi tassametri generosi, questi maschi squallidi, insomma, ci sono tutta una serie di personaggi ben delineati e molto simpatici. Diciamo, mi vorrei soffermare, visto che ancora non è stato fatto, perché invece delle musiche lo avrei detto che mi sono piaciute, però qualcuno l'ha già detto, e quindi voglio dire, dei momenti mi sembrava addirittura che ci fosse Ennio Morricone, però forse era la suggestione. No, forse... è perché questi musicisti strizzano un po' l'occhio. Però... sì. Vabbè, con tutti le cautele, diciamo, del caso. E invece mi soffermerei anche sul titolo, perché il titolo, diciamo che ad un rozzo capraio come me, rievocava delle suggestioni filosofiche, no? Il velo di Maya mi faceva ripensare a... Beh, sì. Le pie veloci, tutte queste metafore che così... Che... Schopenhauer. Cioè, sì, insomma, delle... Schopenhauer. Arturo, il nostro amico Arturo. Noi al liceo lo chiamavamo Arturo all'ora di filosofia. Cioè, oggi che c'è Arturo, Dupalle. Vabbè, insomma, però è servito a qualcosa dopo 30-40 anni aver fatto quelle due ore a settimana di filosofia per dire qualcosa sul titolo del tuo film. E quindi la domanda qual è? Non lo so qual è la domanda, adesso piano piano ci arrivo. E quindi c'è una filosofia, il velo di... cioè, praticamente è come se tu, quella ingenua e depressa ragazza borghese, avvocatessa, diciamo, una volta che hai tolto questo velo, sei riuscita a guardarti dentro attraverso l'aiuto della filosofia, della meditazione, dell'autostima e tutte queste cose, sei riuscita a guardare effettivamente la realtà e dire, oh, ragazzi, ma in fondo un mal di denti forse è peggio di perdere un marito sulla soglia della chiesa. E quindi questa è l'osservazione. Però poi alla fine... tutta quella filosofia, il New Age, i maghi, cioè, alla fine li rappresenti in un modo macchiettistico, li prendi in giro. Beh, sì. C'è una realtà, qual è? Cioè, c'è una tua filosofia, no.
con cui guardi tutto questo, oppure c'è un prendere in giro tutta questa meditazione, il noumeno, il guardarsi dentro per uscire dalla crisi? Sicuramente è diciamo un po' di denuncia sul fatto che appunto queste cose sono tutte effimere, però quello che volevo dire io veramente con il messaggio vero era che se tu ti convinci che una realtà è diversa, anche se è finta, perché lui comunque gli paventa una realtà finta, però lei si convince che questa realtà è vera, esce fuori poi dalla depressione, quindi è un po' la presa in giro, diciamo, della depressione. Ma non esce fuori, nel senso che, la vita. Non esce fuori da questa depressione perché capisce che è un imbroglio? No, esce fuori da questa depressione perché... porta la realtà. No, secondo me lei esce fuori dalla depressione perché pensa che c'è uno che si innamora di lei. E però poi nel film, perché è un film, questo poi si innamora di lei veramente, ma perché è un film. Però quello che volevo dire io è che se tu ti illudi perché vai in analisi, perché vai dal mago, per qualunque motivo, tu ti crei una realtà illusoria che però ti aiuta, allora benvenga, ecco questo volevo dire, e che però appunto è... Giustissimo, questo è giusto. Questo a me è arrivato, almeno io l'ho colto. Sì, sì. Comunque, anche a me. Comunque questo ingenuo incanto, per cui al di fuori delle musiche io vedevo... Raffaele! Dimmi. Alza la voce, no il microfono, non ti avvicinare. No, non è il microfono. Fai conto che stiamo al piano di sotto e stai al balcone, alza la voce. Va bene, allora, bravo. Dicevo, questo ingenuo incanto del personaggio che io rivedevo in quello poi del film, del personaggio di Amélie, non solo nelle musiche, lo rivedevo anche, cioè il velo di maglia che è stato levato dalla psiche, diciamo, della protagonista, in qualche modo la rende ipersensibile a tutto quello che le viene dal mondo esterno, quindi personaggi che lei poi di volta in volta incontra, mi ha ricordato un po' una logica che è quella di Dorothy nel mondo, nel Mago di Oz, nel fantastico mondo. Sì, forse inconsciamente volevo... Diciamo che qui al posto del Mago di Oz c'è il nostro mago, diciamo... Enzo Sarri, un grande comico, però in qualche modo lei con l'incanto e con l'occhio meravigliato di una bambina si avvicina al mago, rivede il rapporto con la nonna, rivede con occhio completamente diverso questo ex fallito ex marito, diciamo, la sorella, e in qualche modo ogni cosa acquista la dimensione di personaggio fiabesco. Allora questo, nonostante i mezzi limitati che appunto mi dicevi di aver avuto nel film, questo traspare, secondo me, è stato una bravura nella scrittura proprio del soggetto. Ti volevo chiedere come è nato questo soggetto e se da subito in qualche modo questo intersecarsi di sogno e realtà era presente nel soggetto o ci sei arrivata man mano? Guarda, ci sono arrivata man mano perché all'inizio io volevo raccontare la storia appunto di una che si autoconvinceva che qualcuno la seguiva e che veniva presa per matta, che però poi lei viveva questa realtà parallela ed era comunque usciva fuori dalla depressione, ma non perché di fatto aveva avuto chissà quale problema, proprio perché secondo me la depressione, soprattutto nel caso della protagonista, era, diciamo, qualcosa di passeggero, per cui poi bastava niente che lei sarebbe potuta uscire dalla depressione. Allora, poi invece scrivendo, a me piacciono i colpi di scena, ho iniziato a scrivere tutte cose che sembravano e poi non erano, poi forse ho pure un po' esagerato, non lo so, nel senso che forse ci sono troppe nella scrittura proprio, troppi elementi, diciamo che forse uno spettatore che è poco acculturato può trovare un po' macchinosa la sceneggiatura. Ecco, io penso di no. No, perché? No, assolutamente. Perché è tutta piena di pure fiori, uno è convinto che li porta
diciamo, il ragazzo che la segue, poi invece è il tassista. Cioè, queste cose sono venute fuori comunque mentre scrivevo. Beh, e anche mentre giravo. Nel fiore, alla fine, che poi le dà la tassista, ci ho rivisto quasi un riferimento a quella famosa poesia inglese, adesso io non mi ricordo l'autore, in cui praticamente chi sogna di andare in paradiso, diciamo, e vedere dei fiori, e poi se la mattina si svegliasse e trovasse quel fiore, un fiore sul cuscino, avrebbe il dubbio se è stato solo un sogno o se è veramente stato in paradiso. Non la conosco, bella però. Ma è un grandissimo autore, adesso faccio una ricerca mentre parlano gli altri e cerco di capire di chi è. Comunque, ma uno di questi proprio grossi poeti inglesi del 700, 800, mi pare. Quindi in qualche modo questo fiore, che poi alla fine esiste realmente, che le dà... molti personaggi del film diventano in qualche modo un po' come i personaggi del mondo di Oz, dei personaggi simbolici. La tassista chiaramente è una sorta di deus ex machina che è sì. Machina e macchina, diciamo, poi veramente il mago in qualche modo è una sorta di mentore negativo, concentrato simbolico, no, di tutto di tutto quello che il non impegnarsi con le proprie forze nel cercare l'obiettivo della propria vita, cioè in qualche modo delegare sempre a qualcun altro, che però a sua volta si rivela nella sua cialtronaggine anche divertente, insomma un personaggio molto carino, come la cialtronaggine dell'uomo che di cui sei innamorata, che poi lo trovi a fare coccodè in questa sorta di alcolisti anonimi, diciamo. E quindi è un continuo ribaltamento, ma l'ho trovato la cifra più interessante del film, cioè, quindi... Sì, infatti anche su questo io non concordo con te, Elisabetta. Forse penso d'autostima io, questo, o forse ascolti pareri diciamo che di chi magari il cinema non lo mastica poi così tanto. Cioè, è la settima arte, è un'espressione artistica. Poi è vero che tu articoli e apri molte cose, però non lo fai con pesantezza, quindi sono comunque resta piacevole. Volevo sentire il parere di Norberto Cenci. Ciao Elisabetta, io non ti conoscevo, tanto è vero che fino alla fine credevo che tu fossi un'attrice e che Elisabetta Rocchetti fosse... la regista, non avevo capito che eravate la stessa persona. E devo dire che mi è piaciuto tanto il tuo modo di recitare, così sognante, rapita, sembri caduta lì per caso. E questa cosa, insomma, mi è piaciuta molto, questa leggerezza così di come hai disegnato il personaggio. Per quanto riguarda il film, io ho visto due, mi è sembrato a un certo punto di vedere due film, no? Un film della ragazza depressa e con questa famiglia orribile, questo appunto si sente questa pressione, no? Del mondo degli avvocati, che si percepisce. La borghesia. Però io... mi sono divertito di più. Adesso tu stavi criticando te stessa sulla parte diciamo dell'amico immaginario, di questa persona che non si sa chi è, cioè, l'inseguimento, però io quella parte lì l'ho trovata molto molto godibile, mi sono divertito molto e insomma niente, ti volevo dire questo, che no, fa piacere. Diciamo che quella parte, insomma, che si presta di più alla commedia, no? Soprattutto quando poi lui fa coccodè, insomma, e quindi che ricorda un po' il professore di quel famoso film. E è un po' una delusione anche, insomma, questo mondo degli uomini così criticati, che poi in fondo probabilmente siamo effettivamente un po' così. Un po' miseri. Sì, vabbè, ma non sempre. E che ti devo dire, mi è piaciuto il film, mi è piaciuto il personaggio del mago
e appunto questa seconda parte del film, volevo sapere un po' come l'avevi gestita da un punto di vista di regia, ecco. Beh, io non ho girato in sequenza, quindi la seconda parte, tu intendi il fatto che lei a un certo punto, da quando lei inizia ad andare dal mago? Sì, da quando lei incomincia a avere il sospetto, insomma la certezza che chi gli mette i fiori è il ragazzo, questo bel ragazzo che la segue. Ma guarda, io le parti, diciamo, quelle dinamiche sono state le più difficili proprio perché non avevo budget, non avevo mezzi, per cui camminavo per strada con questa truppa che mi veniva appresso e poi si stancava e diceva no, basta, adesso devi tornare a casa, cioè stavano con l'orologio in mano, cioè, avevo il terrore di fare straordinari, quindi diciamo che la parte più difficile è stata agli esterni. Quando ho girato in interno invece... questo me lo ricordo, ho girato più serenamente, però come ho gestito la seconda parte, sinceramente non ti so rispondere perché ero talmente in trance presa da questa regia e da questa recitazione che non mi rendevo neanche conto. Ho solo questo ricordo di questa ansia, di questa truppa di maschioni che volevano finire prima possibile. E quindi poi appunto pure le comparse, non c'avevamo i soldi per pagare le comparse, quindi dovevamo stare attenti a inquadrare le persone. È stato un po' faticoso, ecco. Perché poi dovevo gestire anche i problemi produttivi, ecco, non l'ho detto. Dai, non ti sei fatta mancare nulla. Sì. Allora, volevo sentire anche il parere di una che di cinema ne mastica parecchio, Lucilla Colonna. Sì. Ecco, allora io il nome di Elisabetta Rocchetti, dopo aver visto L'imbalsamatore, non me lo sono mai dimenticato, veramente l'ho apprezzata tantissimo. Grazie. Veramente l'apprezzo come attrice e apprezzo la spontaneità proprio che porti nella recitazione ed è poi questa spontaneità che ho ritrovato anche nella tua regia, perché tu porti questa schiettezza, sei molto diretta, sei diretta e a mio parere non hai remore. Quello che vuoi dire lo dici tutto senza stare a pensare troppo al politically correct. Sì. E poi, ecco, invece adesso parlando con te, vedo che anche nella vita sei così, perché sei molto schietta, ecco, ci stai raccontando. Sì, non so quanto paghi essere così, perché poi di fatto non so se è vincente come atteggiamento, però purtroppo sono fatta così, quindi... Secondo me assolutamente sì, ma perlomeno nella tua carriera io lo vedo proprio come un tratto distintivo, che aggiunge. E, ecco, dicevo, dall'imbalsamatore in poi, come attrice sei stata spesso chiamata in film inquietanti, anche per questo sei indimenticabile nel panorama cinematografico italiano, perché insomma Il cartaio, Inclinazioni pericolose, I colori del diavolo quindi un viso un po' dark, lo stesso Piano 17 e quindi ecco, mi sembra che questa Fury Wang. Com'è? No, Wang non l'ho fatto. Il Piano 17 era Elisabetta Rocchetti. E quindi mi sembra che questo cinema inquietante ti sia rimasto dentro e esca fuori anche un po' nelle tue regie. Ad esempio, il prologo, perché tu curi molto i prologhi, ho visto, e il prologo del Velo di Maya, ecco, a me è piaciuto moltissimo e all'inizio spiazza lo spettatore perché
può essere associato a un thriller di David Lynch piuttosto che a un'Ofelia shakespeariana, quindi coinvolgi molto tu con il prologo all'interno dei film, anche il prologo di 18 anni il mondo ai tuoi piedi, con quell'ascensore che sale, questo bacio lunghissimo, e anche lì ecco sei molto coinvolgente. E a proposito appunto di 18 anni il mondo ai tuoi piedi, io ho notato, tra l'altro non so se sta ancora con noi, avevo detto a Marco Iannitello che è il... Lo sai che non ho più contatti con lui? Gli ho detto di partecipare stasera a questo Cineforum, non so se sta ancora con noi. C'era prima, ma adesso non lo vedo più. Anche perché è lui che me l'ha fatto vedere, 18 anni il mondo ai tuoi piedi, quando è uscito su Prime. È lui che mi ha detto sì, di vederlo, perché era uscito su Prime. E, ecco, io ho notato che nel tuo film tu citi, non so se consapevolmente o inconsapevolmente, proprio il film di Garrone, L'imbalsamatore, perché... può essere, comunque... Anche nel titolo, l'esperienza, eh? Cioè, come se tu appunto fossi rimasta impressionata da queste parti che hai fatto da attrice, perché ad esempio nell'imbalsamatore c'è proprio un dialogo fra Peppino e Valerio, in cui Peppino dice hai 20 anni, hai il mondo ai tuoi piedi, e quindi tu sia col titolo sia anche nelle scene, per esempio il bacio lunghissimo del prologo a me ricorda molto il bacio in primissimo piano dell'imbalsamatore. Guarda, sicuramente tutte le esperienze che uno fa, non io ma chiunque, sui set, poi in qualche modo le interiorizza e le tira fuori. Ora non ti so dire se magari avessi interiorizzato bene Garrone, però io penso che a livello di regia le persone che ho imitato di più, secondo me, però questo te lo dico a livello consapevole, sono i Manetti, ma perché ci ho fatto tanti film, perché a parte Piano 17 loro mi hanno prodotto un film corto, poi ho fatto una serie che si chiama Crimini, e poi un'altra serie Rex, insomma, e ho imparato da loro un po' a fare i film a basso budget e a coinvolgere le persone, quindi se ti devo dire la verità, quando feci Piano 17, oddio, non mi vedo più. Quando ho fatto Piano 17 ho capito come coinvolgere le persone, quindi questa pure è regia, nel senso che avere la capacità di dire a una trentina di persone seguitemi, poi soprattutto 18 anni che non ho pagato nessuno, quello l'ho interiorizzato da Manetti. Forse pure questa regia un po' sporca, un po' macchina a mano, a me mi ricorda un po' più Manetti che Garrone, nel senso che Garrone crea quell'atmosfera noir che probabilmente io non sono riuscita a creare, o comunque ho cercato di creare ma forse non così bene. Per esempio Valerio io non l'ho diretto bene come l'ha diretto Garrone, quello lo devo dire, purtroppo ho girato pochissime scene. Se avessi avuto forse più soldi e più tempo ci avrei lavorato, invece ho dovuto utilizzare gli unici ciacche che avevo. Oddio, non mi vedono in video, voi mi sentite? Sì, ci sentiamo. Nel film Il velo di Maya tu hai messo un altro tono rispetto a quello dell'imbalsamatore. Cioè, sì, io sono... C'è lo stesso attore, c'è Valerio Foglia Manzillo, però tu l'hai fatto recitare in maniera diversa. Diversa, sì, cioè lì vedi proprio il gap, perché... No, è una tua cifra stilistica personale, invece io trovo, che proprio tu stai trovando nel tempo, cioè io vedo anche una maturazione. A me sono piaciuti entrambi i film molto, mi hanno molto interessato anche per come hai costruito le trame, l'originalità con cui hai interpretato le tematiche, e però vedo comunque una maturazione fra il primo e il secondo. Ah, ti ringrazio.
Ma guarda, il primo è stato un film fatto proprio di getto, per cui c'ha la bellezza delle cose proprio che arrivano d'impatto. Il secondo forse è più elaborato perché appunto aveva un'altra maturità e c'ha un altro tipo di bellezza, però secondo me sono belli tutti e due. E poi volevo dire che io c'ho questa cifra di commedia dove ridicolizzo un po' i personaggi che viene fuori molto di più nel Velo di Maglia e non nel 18 anni. 18 anni è un film più serioso probabilmente, però anche lì ci sono dei punti un po' che forse fanno un po' sorridere, però non come nel Velo, cioè il Velo di Maglia nasce proprio come commedia, anche perché fare seria un film sulla depressione, insomma, mi sembrava un po' troppo pesante, eccomi. Senti, ma a E proposito. volevo chiederti, a proposito dell'universo che popola i due film, ecco, mi ha tanto colpito questa umanità persa, in particolare nel primo film le donne, non ce n'è una forse che si salva, ecco, la moglie dello zio a un certo punto si salva, ma le altre sono terribili, insomma, no? Nelle loro relazioni Delle lupe. con questo ragazzo sono terribili. E invece nel secondo film è il contrario, un po' tutto rovesciato, cioè sono più gli uomini, non solo perché anche la sorella, per La dire, sorella è cattiva. ma ecco, quindi veramente non fai sconti a nessuno proprio, questi personaggi sono persone perse. Sì. Diciamo che sono un po' troppo forse tagliati con l'accetta, però sai, nei film devi sempre mettere dei personaggi, magari se fossi riuscita a crearli più complessi, però per esempio nel film 18 anni lui è un personaggio negativo che poi invece si riscopre, il protagonista dico, si riscopre un personaggio positivo. E invece nel Velo di Maglia anche il personaggio del ragazzo che la segue parte come un personaggio negativo perché appunto è uno che la illude, che addirittura ci va a letto per debolezza, però poi alla fine del film si emancipa perché poi si innamora veramente. Quindi diciamo che un minimo di percorso. Insomma, di cambiamento l'ho voluto dare, però poi certo. Gli antagonisti dei film sono sempre un po' cattivi, dei miei film perlomeno. E poi sulle scene oniriche, invece ti voglio dire che mi sono piaciute tantissimo e non vedo la mancanza, tu dicevi, perché non c'era la possibilità di fare altre scene sull'acqua, Sì. invece l'ho visto perfetto perché va di pari passo con la consapevolezza della protagonista, cioè quando la protagonista ritrova pian piano la propria grinta, scompaiono quelle scene oniriche di lei che si sente affogare, insomma. Quindi a me è sembrata proprio perfetta, anzi una scelta registica Sì, con tutte poi le forse sono le scene venute meglio perché veramente avevo totalmente perso il controllo perché io stavo in acqua, quindi c'era l'operatore che mi riprendeva mentre nuotavo, però poi per caso sono venute abbastanza suggestive. Un freddo che non vi dico Era perché gelido, hai detto novembre, dicembre. era novembre-dicembre, sì, però era l'unico modo per farle perché appunto non avevo possibilità Mamma di mia. farle comunque Raffaele, stai dicendo sottotitolate qualcosa? veramente, eh? Volevo dire una. Intanto il poeta inglese Coleridge e parla di una persona che sogna di essere stata in paradiso e in paradiso gli abbiano dato dei fiori. Ma nel momento in cui si risveglia trova un fiore vicino al cuscino, quindi era questa un po' la logica che ci avevo Coleridge. visto. Eh sì. Sì, no, io ti volevo chiedere anche, a proposito di trattare con toni di commedia un tema serio come la depressione, in qualche modo quanto ti ha portato l'esperienza nei film con Verdone, che in qualche modo è un maestro nel raccontare in tono
di commedia se non comico, spesso la depressione, l'ipocondria, l'ansia. E poi l'altra domanda che ti volevo fare è che ci sono gli attori spesso vengono in qualche modo nel bene e nel male marchiati, ripeto, più spesso nel bene, da un grande film a cui hanno dato una grande interpretazione, diciamo, grazie a se stessi e al regista. Quindi spesso dopo l'imbalsamatore ti sono capitati ruoli simili, come dicevamo. E quanto ti sei sentita ingabbiata da questo ruolo che hai interpretato perfettamente e quanto avresti voluto sperimentarti in un altro tipo di ruolo? E quindi, insomma, diciamo, era il cinema italiano spesso condiziona gli attori facendoli ripetere eternamente il ruolo che li ha resi celebri. Per cui, insomma, ti volevo chiedere sia di questo tema sia invece di Verdone, quanto ti ha influenzato Verdone. Allora, Verdone, io ti dico, l'ho conosciuto perché avevo lavorato con il fratello, e quella scena lì in particolare che ho fatto in quel film che si chiamava L'amore eterno finché dura, l'ho scritta io. Ah. E lui poi l'ha un po' elaborata, aggiunto il cane, però l'avevamo scritta insieme. Quindi la conoscenza di Verdone... non so quanto mi abbia influenzato, ti posso dire che i suoi film mi hanno influenzato tantissimo. Secondo me Verdone, soprattutto negli anni 80-90, è stato veramente un genio. Cioè, io trovo che i suoi film, Bianco, Rosso e Verdone, soprattutto, siano di una delicatezza. Probabilmente mi hanno influenzato perché l'ho visti poi in un'età dove uno è molto recettivo, perché insomma l'ho visti a 12 anni, 13 anni, 15 anni, adesso non ti so dire, però sicuramente mi hanno influenzato. Però poi, conoscendo lui come persona, no, perché lui è una persona molto seria, non so se lo conosci. Sì, l'ho conosciuto ma poco, diciamo. È una persona molto autorevole, molto... sì, che... posso dirti che quando scherza fa veramente ridere, però diciamo che la maggior parte del tempo è serioso, è quello serioso che poi appunto quando fa la battuta crepi. Io infatti mi ricordo che sul set, per esempio, veramente mi faceva ridere, abbiamo dovuto fare parecchi ciak perché era buffo. Non mi è piaciuto poi che ha lasciato delle scene dove mi si vedeva il seno, io l'ho trovata un po'... inutile. Inutile, sì, non c'era bisogno... E secondo me mi ha anche un po' deviato un po' la carriera, non rovinato, perché non posso dargli questa colpa, però il fatto di venire da film d'autore, così poi avevo lavorato pure all'estero, ho fatto dei film in Austria, così fare quella scena lì che poi ha avuto un impatto abbastanza grosso perché l'hanno vista tutti gli addetti ai lavori, secondo me mi ha un po' deturpato l'immagine, ecco, questo ti posso dire. Per cui io ce l'ho un po' con lui. Poi vabbè, mo sono passati 15 anni, eh sì, perché io l'ho girato nel 2005, quel film, quindi... Allora, rispondo dicendoti che mi ha influenzato tantissimo la sua commedia, che secondo me è veramente stato un grande autore. E, sì, infatti, dicevo, non dico a livelli di Monicelli, ma quasi Nel velo di Maya ci sono in qualche modo dei toni anche un po' verdoniani, anche nel personaggio stesso del mago, diciamo, ci sono delle cose che, ecco, il mago lasciato a se stesso, il personaggio interpretato dal mago in un film di Vanzina sarebbe diventato un personaggio totalmente comico. Come l'hai trattato tu e come un po' l'avrebbe trattato Verdone, non so come dirti, diciamo. Sì. Poi sicuramente lui ha sbagliato a utilizzarti in quel modo, perché sì, era gratuito, non c'era bisogno. Invece, per quanto riguarda il fatto di essere imbrigliata in un personaggio, ti dico, io sì, ho fatto dei film dark, però poi sbagliando, perché poi ho sbagliato, adesso col senno di poi ti posso dire che ho sbagliato, ho iniziato a fare Verdone, Vanzina, e lì mi sono un po' rovinata la carriera, proprio perché sono uscita fuori da quel range, perché io ho questo difetto
di fare le cose e poi vedi, faccio l'attrice, no, la regista no, l'avvocato, l'avvocato no. Cioè, nel senso, pure lì, anche l'immagine che avevo preso quel filone di film d'autore, non dovevo accettare di fare fanzina. E poi già quando feci fanzina, secondo me lì gli autori mi hanno visto, perché io feci un film che non lo voglio ricordare, si chiamava Il ritorno del Monnezza, dove facevo la protagonista, ed ero totalmente fuori ruolo. Mi avevano preso perché i fanzina prendono gli attori del momento, non è che stanno anche tanto a guardare. Sei romana e quindi in quel film che era pienamente romanesco magari funzionava la cosa. Però quel film, insomma... No, era carino, ma io ero fuori parte. Cioè, poi a un certo punto i registi italiani si sono, secondo me, all'epoca si sono detti, ma questa è una comica, una che fai film d'autore. Secondo me ho creato confusione, per cui poi ho iniziato a fare la televisione, e da lì è stato, secondo me, così l'ho vista, ecco. Cioè, io non credo di essere rimasta, cioè, purtroppo per me, perché con quel viso che avevo... dovevo invece percorrere i film d'autore e invece non l'ho fatto. Beh, io ti dico che voi tre nell'imbalsamatore facevate paura, e ma un complimento. Ma era sai cosa? Era la chimica che si era creata. È vero. Film, ma anche voi, cioè voglio dire, anche Filippo, scusa, Foglia Manzillo. Valerio. Nella sua quasi inespressività di statua, di modello di statua greca, non so come ma dire. Era perfetto, perché greca. C'erano due personalità forti, sì, e lui in qualche modo che era, ma un po' come capita spesso in casi di cronaca nera, in cui c'è un personaggio che mi ricordo anche Erika e Omar, quei personaggi dell'omicidio di mamma mia di Genova, mamma in cui mia. Lui il ragazzo era totalmente balia. Sì, in balia della ragazza di Erika, insomma, adesso senza andare a fare chi l'ha visto, diciamo, però insomma, io penso che tutti noi che abbiamo visto l'imbalsamatore ancora oggi ci sono rimasti dentro quei personaggi, cioè io non riesco a, non lo vedo da quando lo vidi al cinema. Allora questo è al di fuori che uno può essere imbrigliato in quel ruolo, ma per un attore penso che sia grandissimo onore, diciamo, come insomma, sì, però guarda, nei film in stato di sono film in stato di grazia, diciamo che... Sì, ma secondo me neanche lui, neanche Matteo è riuscito mai a fare un capolavoro così, perché secondo me tutti i suoi film sono belli, per carità, però hanno sempre dei difetti, a certi punti sono noiosi, anche Pinocchio, no, c'ha dei buchi, e invece quello è perfetto, le musiche sono bellissime, la fotografia è suggestiva. Forse solo in Dogman è riuscito un po' a avvicinarsi. E anche in Primo Amore, eh? Sì, in Primo Amore. E pensa che strano, io ero convinta, sono sempre stata convinta che a interpretare Primo Amore fosse Elisabetta Rocchetti. No, no. Non so perché. Avrei voluto. No, lo so che non è. No. Però, sì. Però io trovo che L'imbalsamatore sia un film poi che è stato imitato da tantissimi registi. Cioè, quella scena, per esempio, con i trans... Si è visto in un per esempio in Indivisibili, non so se l'avete visto, c'è una scena dove loro fanno, a parte appunto le ambientazioni, quelle sulla spiaggia col nano, quelle sono state ripetute da tantissimi registi, ma quella è la prima volta che si vedevano i trans, secondo me, al cinema, messi in questo contesto così un po' surreale, sognante. Secondo me poi questa cosa è stata imitata, cioè secondo me L'imbalsamatore è stato il film più imitato da registi poi che sono venuti dopo, mentre gli altri film, sì, belli, però cioè anche Dogman è un'autocitazione dell'imbalsamatore, sì, l'ha girato sempre lì dove ha fatto l'imbalsamatore, diciamo, i posti erano simili. E se vuoi pure Gomorra, pure un bel film, è bellissimo, un capolavoro, quello che volete, però si sono già viste quelle cose. Invece L'imbalsamatore era una cosa proprio nuova, cioè questo assolutamente. Questo amore, hai ragione. Beh, tu comunque hai anche i tratti, secondo me, per lavorare in un certo cinema simbolico e sognante di Sorrentino. Cioè, magari ti avrei visto come un personaggio della grande bellezza. Onirico. Magari. Poi sai, quelle sono... Ti volevo chiedere, Elisabetta. Sono fortune.
Elisabetta, ti volevo chiedere, ma 18 anni quando l'hai fatto, cos'è? È una storia inventata completamente o una storia vissuta da qualcuno? Avevo conosciuto un ragazzo, poi all'epoca, devo dirti la verità, ero molto più creativa, cioè nel senso che forse perché ero più giovane, non avevo, quando l'ho girato avevo 33-34 anni. E comunque ero molto più creativa, quindi mi sono tolta qualche anno, era 2011. Non lo so quanti anni hai, porti benissimo, lo so quanti anni hai, te li porti benissimo. Grazie. Comunque avevo conosciuto un ragazzo. Tu fai parte di uno... tu fai parte di uno studio legale famoso, fai parte di uno studio legale famoso, no? Papà è una persona famosa, e questo è tutto. No, mio padre faceva diritto d'autore, faceva cinema, io faccio tutta un'altra cosa. No. Mio padre, che non c'è più, faceva cinema, io facevo l'attrice, quindi ero bruciata nel contesto, facevo l'attrice e quindi non potevo venirmi come avvocato. Poi dopo, quando mio padre non c'è stato più, lo studio di mio padre non esiste più, è diventata una casa vacanze. Quindi proprio no, volevo dirti che avevo conosciuto questo ragazzo bellissimo che si chiamava Sasha, che praticamente mi aveva sedotto, e che però poi io l'avevo lasciato perché era troppo giovane, perché io avevo una trentina d'anni, questo avrà avuto una ventina d'anni, e mi raccontava questa cosa che aveva la mamma che gli era morta molto presto e lui comunque stava sempre con donne più grandi, e l'ho lasciato perché era troppo giovane. Poi ho scoperto che si metteva con donne molto più grandi di me, ma molto più grandi di me, cioè tipo quarantenni, 45 anni, per cui poi mi ha ispirato questa storia di questo ragazzo. Poi tutto lo zio che gli aveva rubato i soldi era vero, che lui aveva questo zio che in qualche modo gli aveva curato l'eredità, perché poi, non ti ho detto, era ricchissimo questo ragazzo. E poi è finito male, purtroppo l'ho visto ultimamente, oddio, ho detto il nome, vabbè, lasciamo stare. Speriamo che non mi veda mai che faccio questa intervista e parlo di lui. Comunque, mi ha ispirato questo ragazzo, questa storia. Però poi il resto è inventato, La professoressa, queste cose qui. Anche questo è un film particolare, indubbiamente. Comunque il trans lo metti nel tuo film, nell'ultimo, il velo di Maio lo metti. A me è piaciuta molto questa tua affermazione quando c'è la ringa, tu dici queste sentenze borghesi, è piaciuto, molto molto profondo. No, perché lei, no? Secondo me... Uno etichetta le... Anche a me è piaciuto molto, perché anche questo l'hai fatto con estrema delicatezza, senza incidere nei... Esatto. L'hai reso, cioè hai parlato di normalità senza parlare. Senza usare parole inutili, insomma. Esatto. Ma in realtà poi l'idea del trans è venuta dopo, perché io avevo pensato a questo personaggio di questa depressa con la vicina di casa che, siccome lei stava sempre a casa, gli ammollava il figlio. Poi ho pensato, perché deve essere per forza una donna, non può essere un uomo. Poi da uomo ho detto, no, ma perché non un trans, per rendere strana la cosa. Però ero pure perché ero ispirata, che c'era quel momento, avevo parecchi clienti transessuali, quindi mi ero un po' influenzata. Mi ero auto-influenzata. Posso parlare? Complimenti. Grazie. Posso? Posso? Vai. No, io adesso vi devo salutare. Come sempre, vi ho ascoltato con molto piacere, ho vissuto un po' queste storie. Lei è molto simpatica, con tutte queste sue ansie, e attraverso i vostri racconti ho vissuto questo film, che anche non ho visto, quindi me ne sto facendo una cultura, quindi andrò a vederlo per forza, perché mi piace molto il personaggio. E quindi... niente, sono Veronica Orofino, pittrice, nel frattempo dipingevo un po', vi ascoltavo e ho passato una piacevole oretta, vi ringrazio molto perché adesso devo andare e colgo l'occasione per salutare la signora, che è divertentissima. Grazie. Nei suoi racconti, nella sua ansia, ed è molto carina, molto, penso sia molto piacevole. Andrò a vedere il suo film perché mi ha molto, molto incuriosita.
Grazie. Grazie, vi saluto. Grazie a te, Veronica. Ecco, a proposito di vedere il film, mo strappo un paio di promesse. Sì. Una a Gianni, detto Gianni Bricca. Dimmi. Ecco. allora, ti è piaciuto il velo di Maya? Sì, mi è piaciuto, anche perché non riesci a pensare come andrà a finire, è dinamico su tutti i fronti, proprio. Ti mette in crisi anche a pensare a una, sai, ma mentre vedi un film pensi chissà come va a finire, è difficile da interpretare mano a mano, perciò ti si accende ad ogni angolo, insomma. Molto carino, molto carino. Ecco, allora, oltre a proiettarlo nella sala cinematografica che gestisci, io da direttore artistico dell'Elsa Morante invito ufficialmente Elisabetta Rocchetti a proiettarlo in questa bellissima struttura architettonica dedicata proprio alla cultura, che mi hai detto che la conosci, ci sei stata, no? Sono stata, sì, sì. Ecco, quindi è un posto molto bello. Molto. Un po' lontano già... da casa mia, però. Come? È lontano, però. Eh sì, vabbè, ci andiamo insieme, visto che pure tu stai a Roma Nord. Eh sì. Però ecco, speriamo di avere presto, già quest'estate, un'occasione per incontrarci tutti di persona e per vederci. Sì, volentieri. Sotto il cielo stellato della città eterna. Noi dobbiamo essere ottimisti per forza, e noi dobbiamo portarci tutte queste realtà che ci fanno vivere bene il pensiero. L'Elsa Morante ha pure nello spazio esterno, no? Sì, c'ha un'arena proprio... Infatti, mi ricordo. Da 250 posti. Che ci bloccano pure le arene, secondo me no. Spero di no. Mi piacerebbe tanto proiettarlo all'Elsa Morante, veramente tanto. Noi ti abbiamo strappato le promesse, quindi ci siamo. Ormai è definito. Ormai l'hai detto, ci sono i testimoni, non puoi tirare indietro. Assolutamente, anzi sarà un piacere. Massimo, la variante romana sarà quella culturale. Bravo, questa è proprio bella. Slogan veramente. Bel virus veramente. Culturale sarebbe male. Variante culturale, sì, non è male, anche se non ci sono state domande dirette, specifiche, però dalla tua schiettezza, franchezza, spontaneità è uscito fuori che la difficoltà per una donna più che essere autoritaria nel vedere riconosciuta la propria autorevolezza, insomma, quindi purtroppo proprio sul profilo culturale dobbiamo darci da fare ancora molto per rendere Ma secondo me fermare questa cosa, gli uomini saranno sempre un po' invidiosi delle donne da quel punto di vista, cioè non è solo nella regia, secondo me proprio i maschi hai ragione, se certo. Una donna che ha, diciamo, più capacità non lo tollerano, è una cosa proprio animalesca, a meno che non si innamorano di te, allora sopportano l'autorità o comunque la missione della capacità, ma si devono innamorare, perché sennò ti odiano. Siamo protezionisti del nostro livello acquisito, capito? Ci proteggiamo. Però nei film a basso budget, diciamo, chi ci lavora, oltre a, diciamo, questo rapporto maschio-femmina, c'è il fatto che, essendo magari pagato di meno, si sente in diritto di protestare o comunque di avere un atteggiamento meno professionale, forse. Sì, anche se poi in realtà, allora, il fatto che uno viene pagato poco, siccome uno non vuole sentirsi scemo, allora si autoconvince che quel film è interessante, no? Cioè, si chiama consonanza cognitiva, nel senso che se tu fai una cosa
diciamo, senza un ritorno economico, ti devi per, o comunque non un ritorno grosso, come ti autoconvinci che certo, c'era anche questo. Certo. Però, infatti, in Velo di Maia, che erano pagati, mi hanno trattato malissimo, perché appunto... dicono, siamo pagati poco, questa ci comanda pure, no? No, certo. Un po' sì. Sì, questo è un argomento. È meglio non pagarli, così per non sentirsi... Tocca rifare... Anche se ci fosse stato un uomo, era lo stesso. Sì, però anche all'epoca ero giovane, erano un po' innamorati di me quando facevo 18 anni, capito? Erano un po' tutti innamorati, invece dopo no, ero invecchiata. Insomma, dai. Scherzo. Ma poi ho sentito anche, Elisabetta, delle ingerenze del produttore, invece hai detto che il produttore non vuole che il film giri... Sì, perché all'epoca il film non avevano finito di pagare le persone, e io però il film l'avevo finito, e quindi appena l'avevo completata l'opera ho iniziato a mandarlo ai festival, e infatti ho avuto un sacco di problemi, perché a Festival di Ischia lo stavano per proiettare, sono arrivate tutte lettere, avvocati, cose, tant'è che questi mi hanno detto adesso non te lo proiettiamo più, per cui sono andata in crisi, alla fine sono riuscita a farlo proiettare comunque, però non sono riuscita poi ad avere dei riconoscimenti, giustamente non me l'hanno premiato, non me l'hanno, cioè l'hanno proiettato perché ormai era nel programma, perché il film all'epoca aveva dei debiti e quindi il produttore non voleva che lo mandassi in giro. L'ho mandato al Festival di Siena di nascosto e sono riuscita a mandarlo a Fano. Poi dopo ho interrotto questa cosa per paura di fare brutte figure con i festival, più che altro. Poi dopo sono passati i mesi, io nel frattempo ho avuto una bambina, poi le cause, poi i tribunali, e eccomi qua che dovrebbe uscire quest'anno, perché poi io ho però mi sono un po' persa dalle questioni burocratiche, capito? Quindi straordinari non pagati, quindi insomma, truppa pure che mi ha chiamato per mesi, la gente mi ha chiamato dicendomi però qua devo avere altri soldi, che vabbè, ho avuto un po' di problemi, non ne voglio parlare perché appunto adesso il film c'è. No, speriamo che recuperi tutto, che recuperi tutto quello che meriti, spero che recuperi tutto quello che meriti. No, adesso diciamo che ho risolto. Ho trattato un po'. Un po' come ti sei diretta e hai fatto l'attrice, diciamo. Qui potresti fare, diciamo, come avvocato, difenderti da chi ti chiede i soldi del Velo di Maia. Sì. Potrei difendermi, però sai cos'è che in realtà non è... Cioè, li chiederebbero eventualmente al produttore. No, io... Difenderai il produttore. Difenderai il produttore. Sì, ma guarda che... C'è stato poco e c'è mancato poco che entrassimo poi in conflitto legale. Pensa un po', però guarda, il film merita tantissimo. Sì, adesso tutte le cose, perché... ecco, anzi, a maggior ragione, sapendo tutto quello che c'è stato dietro, devo dire che è un film che merita tanto e che hai portato avanti veramente molti discorsi. È stimolante, è gradevolissimo. Grazie. No, non dobbiamo parlare di quello che c'è stato dietro, perché sennò no, quindi, quella è la pelle d'oca. È un altro film quello. Esatto, quello è un altro film. Invece non si deve pensare più. Per rimanere ai film che si proiettano e che allietano un'ora e mezza ad uno spettatore, diamoci l'appuntamento a quest'estate, che se ho capito bene il film è andato solo nei concorsi, quindi sarebbe, io spero che esca prima nei cinema tradizionali. Sì, dovrebbe uscire quest'anno, però non lo so se andrà nei cinema. Sicuramente sto contrattando Amazon Prime, non lo so se farò un'uscita tecnica, non lo so. Va bene, però io mi auguro che invece esca nelle sale prima. In ogni caso, se non fosse uscito, faremo la prima. Siamo disponibili. Volentieri, la prima letta nazionale. La facciamo la prima nazionale al cinema e con il produttore la responsabilità me la prendo io, stai tranquillo. No, ma adesso diciamo che si sono acquietate il tempo a... No. Non c'è problema, l'importante è che vieni, che incontri il pubblico, che ti fai abbracciare dall'applauso, che per esempio l'applauso online... manca, cioè non si fa proprio, insomma, no? E sono convinto che accompagnerà i titoli di coda,
sono sicuro, perché io poi volevo ringraziarti, Massimo, perché mi hai dato questa opportunità di far vedere a delle persone così di livello questa mia opera, che per me è come un figlio, quindi il fatto che tu mi hai dato questa possibilità è un regalo bellissimo, quindi ti guarda, più che ringraziare me, che io ho fatto quello che faccio sempre, sono anche molto severo, cioè nel senso ce ne arrivano tante le proposte di film che diciamo che non me la sento di proporre agli spettatori, soprattutto in estate in cui la gente si vuole divertire un'oretta e mezza, eccetera, eccetera. Invece il tuo merita. Poi è chiaro che c'è chi gli piace più il primo, più l'altro. A me è piaciuto molto il secondo, non mi voglio ripetere perché l'ho trovato molto delicato, raffinato, piacevole, il tempo scorre piacevolmente, uno se lo gode, quindi secondo me è un film riuscito. Meno male che hai fatto la protagonista, perché secondo me sei molto brillante anche in questo ruolo. Sono io che ringrazio a te. Allora, quindi per questo dobbiamo ringraziare Donatella Pascucci, che ci ha fatto conoscere, è vero, che mi ha proposto, e anche lei, non so se ci senti, Donatella? Forse ha disattivato l'audio. Sì, forse non ci sente. E anche lei si occupa proprio... Ciao. Eccola. Ringraziamo Donatella che è stata... Ciao. Ecco, Donatella, di cui in particolare... Ricordo. E lei mi ha presentato Garrone, non l'ho detto questo, ma Donatella Pascucci mi presentò Garrone alla festa, dov'è che mi hai portato, la festa di Zanasi? Non mi ricordo. Sì. Ti ricordi? E lei mi disse, Rocchè, questo diventerà un autore importante, perché Donatella ha dei poteri, è sensitiva. Ma è vero. Ma Rocchè, ma non l'hai messo sui social, lo stai detto, perché non l'hai messo sui social? No, l'ho messo. No, non l'ho messo. Perché avevo paura che il produttore me lo bloccava. Tranquilla. Tanto noi non abbiamo, non è che proiettiamo il film, noi ti incontriamo. No, e avevo poi... paura di problemi, per questo che non l'ho messo sui social. Però l'ho mandato il messaggio a tutti quelli che potevo. Bene, allora, a proposito di Donatella. Ciao. Ecco, che appunto abbiamo scoperto che ti ha presentato a Garrone, quindi anche ecco, io di Donatella ricordo ricordo in particolare le alici fritte meravigliose, buone. Che mi ha portato al chiostro di San Pietro in Vincoli quando abbiamo tra i primi proiettato Incapace di Eleonora Danco, che nel mentre ha proseguito con successo la sua carriera, è la protagonista femminile di Io sono Tempesta che stiamo proponendo in questo periodo, e sarà la protagonista dell'incontro del 15 marzo. Ma Donatella, non solo professionalmente, perché è del Ministero dei Beni Culturali, adesso il turismo hanno tolto, quindi dei beni culturali, ma devo dire che Donatella è una grande appassionata di cinema, e anzi immagino che proprio al di fuori del ministero esprima proprio tutta la sua passione. Ha non solo naso, ma una solidità culturale che gli permette di capire quello che gli passa sotto mano, e in più ha una grande capacità che è sempre più rara, è quella di fare rete, di mettere in connessione. Generosa, è molto generosa, sì. Esatto. E quindi invece di ringraziare me, ringraziamo. No, grazie. Donatella Pascucci. Grazie Massimo, grazie. Grazie Donatella. Rocchè, devi portare lo champagne. Sì. Quest'estate. Champagne. Quest'estate all'Arena Elsa Morante. Ci vediamo sicuramente lì, sperando che la pandemia ce lo permetta. Ma sì, sicuramente. Allora, grazie a tutti, è stato veramente. Facciamo un applauso allora. Dai, facciamo l'applauso a Elisabetta, e quindi
Speriamo di incontrarci presto. Ciao, e speriamo Gianni. Prima che trovi, che ti capiti al più presto di avere lo stimolo per buttarti in un altro progetto. Sì, vorrei tanto. Accadrà. Grazie. Tanti complimenti, Elisabetta. Grazie a tutti, allora.